invito Carl Lerner, che ringrazio per essere stato con noi tutto il pomeriggio, ad aver seguito tutti i lavori, Raffaele Mantegazza, Mario Pianta, Sebastiano Triulzi e Riccardo Valentini qui sul palco. Ci tengo a dire che questo titolo, Il tempo è scaduto, non equivale a una nostra lettura catastrofista, non è questo il modo in cui leggiamo il tempo nostro. Vogliamo semplicemente dire che è tempo di assumerci una responsabilità rispetto al mondo, a come va, che la politica deve farlo. È un invito a noi all'azione e all'agire in questi tempi. Abbiamo voluto degli interlocutori molto diversi per esperienza, per competenza. Mario Pianta è un economista, Mantegazza è un pedagogista, Riccardo Valentini è un Nobel per la pace che ha lavorato insieme ad Al Gore con il gruppo sui cambiamenti climatici. Carl Lerner è un giornalista importante di questo paese e io inizierei proprio da lui per questa sessione. Grazie. Io farò anche qualche piccola invasione di campo, pur non essendo, come dire, direttamente un addetto ai lavori nella politica di cui chi di dovere parlerà domani e dopodomani, ma siccome si parla di tempo scaduto, non vorrei essere il primo dei catastrofisti del pomeriggio, ma sono stupito, devo dirvi, del fatto che in tutto questo pomeriggio ancora qui non sia stata pronunciata la parola guerra, perché temo che si tratti di una grande rimozione. Come se la guerra, le guerre in corso intorno a noi, sulla sponda sud del Mediterraneo, in un paese decisivo dell'Europa, qual è l'Ucraina, non riguardassero direttamente le scelte che noi siamo chiamati a compiere e non entrassero esattamente nella coscienza, nella sensibilità, nelle paure, nei sentimenti delle persone alle quali noi ci rivolgiamo. Dunque io, che cerco di farla davvero breve, non sono in grado di tenervi un'ampia relazione, soprattutto dopo che insomma la nostra resistenza è stata messa a prova da interventi molto belli e ricchi, come dire, volerò di palo in frasca e più precisamente volerò dai miei luoghi di nascita al luogo in cui sono arrivato da bambino e in cui vivo felicemente, che è questa città, il che mi consentirà di parlare di qualche cosa che non credo sia astratto, ma che riguarda i massimi sistemi, e poi, come vi dicevo, della nostra bassa cucina politica. La guerra, dunque, c'è un dato che vorrei sottoporvi. È una semplice statistica alla quale riferisce che l'anno appena trascorso, il 2014, ha visto quasi raddoppiato il numero degli uomini bomba, cioè delle persone che hanno deciso di sacrificare la propria vita pur di ammazzarne delle altre. Qua forse ci fa anche bene, come dire, smetterla di essere eurocentrici. La guerra che ci è entrata in casa, che ha colpito il cuore d'Europa a Parigi e che sentiamo alitarci intorno, non ha il nostro continente e non ha la nostra penisola per suo epicentro. Qui si viene, e come, la guerra è contagiosa, non ha frontiere. Mi dicono che nel corso di una rivolta del carcere di Padova, proprio nella giornata di oggi, una parte dei detenuti inneggiasse all'ISIS. Che cosa significhi per loro? Lo possiamo solo vagamente intuire, che quel obbrobrio oscurantista possa diventare invece per loro un simbolo di contrapposizione. Il raddoppio
dei kamikaze, per usare un termine sbagliato ma veloce, ci interpella direttamente, perché vuol dire che ci sono tante persone, tra l'altro spesso giovani o giovanissimi, che in un malinteso, ottuso legame di devozione con il trascendente, con un monoteismo assoluto, ritengono che sia augurabile piuttosto la morte, con tutto ciò che nell'aldilà eventualmente essa possa richiamare, ma non sempre sono credenti nell'aldilà, ma purché si ponga fine a una vita che nel nostro sistema essi, che pure è quello che molto spesso li ha generati, li ha plasmati persino nel linguaggio e negli atteggiamenti, ma che è appunto una forma di mercificazione delle relazioni, di corruzione, di idolatria, di calpestamento di valori, per il quale si arriva appunto a questa reazione isterica e perfino narcisistica, se volete, che porta fino a voler denunciare così la necessità di una contrapposizione assoluta. Badate che noi ci abbiamo a che fare, che molti anche dei giovani della sinistra italiana hanno cominciato a considerare che ci sia una frontiera sulla quale schierarsi. Quanti dei centri sociali sono andati a Kobane? Che cosa significa quel gesto di coraggio, di sfida, di indicazione di un nemico? La nozione di guerra rimette in discussione anche le nostre necessariamente da aggiornarsi idee sul pacifismo e su come il pacifismo oggi abbia un senso e una sua attualità. Ebbene, questo riferimento avrebbe bisogno di essere molto molto approfondito, come vi è chiaro, anche nella contrapposizione tra quel monoteismo ossessivo e il nostro politeismo delle merci, il nostro sistema di vita, che noi stessi critichiamo, ma non certo in quel modo. Ma l'ho voluto citare per primo, passando poi anche alla nostra politica, perché credo che indichi, come accennavo prima, le preoccupazioni, gli istinti, anche le chiusure in se stessi, dei cittadini, dei soggetti ai quali noi ci rivolgiamo, e credo che la velocissima precipitazione in queste dinamiche belliche, pensate la Libia a 200 chilometri dalla Sicilia, che tipo di scelte potrebbe rapidamente imporci se resterà terreno di coltura del jihadismo e di nuovi seguaci del califfo, ebbene mi ricorda sinistramente altre epoche storiche. Andiamo direttamente a un secolo fa, nelle quali nel giro di pochi mesi, di settimane, quello che era un movimento internazionalista che neanche concepiva che il proletariato potesse avere una nazione per la quale gli operai tedeschi avrebbero mai potuto combattere contro gli operai francesi, nel giro di poche settimane, di pochi mesi, ha visto frantumarsi quella grande idea iniziatica, fondativa del movimento operaio, così come ha visto all'interno dei singoli paesi spaccature drammatiche dentro alla sinistra riformista e alla sinistra rivoluzionaria. Guardate che non sto vagheggiando di cose lontane, ma di scelte che in qualche modo ci si impongono insieme alla drammaticità della crisi economica che altri
meglio di me hanno già descritto, e poi Mario Pianta e gli altri ci torneranno su con sapienza. Anche lì tutti quanti avete indicato la necessità di come dire, un pensiero alternativo autorevole ed efficace, che forse può trovare le sue gambe anche in movimenti che possono avere un consenso maggioritario in alcuni paesi mediterranei, come la Grecia, ci auguriamo tanto domenica, come la Spagna in un secondo tempo, ma anche quelle tematiche che si parli della rinegoziazione del debito o che si parli della riscrittura dei trattati europei necessitano di unione, necessitano di uscire da quella spirale, da quella dinamica che così la guerra come la grande depressione economica tendono naturalmente a instillare anche nelle nostre fila. Io quando penso a questa dimensione dei problemi e al modo in cui la gente li guarda impaurita, trovo che ci sia un contrasto terribile tra appunto questa dimensione e poi le nostre discussioni della politica, le nostre pulsioni a dividerci, a lacerarci, a trasformare le famiglie politiche in piccoli clan contrapposti gli uni agli altri, a cercare le vendette delle annessioni degli uni o degli altri. Per questo le ultime parole le vorrei spendere sulla città che mi ha accolto da bambino e alla quale sono molto legato, che è la città di Milano, città alla quale sono ancor più specialmente legato, e mi spiace anche qui che oggi non sia entrato subito nella discussione, perché credo che sia stata un laboratorio politico al quale fare riferimento, a partire dal modo in cui si è costruita la candidatura del suo sindaco attuale, Giuliano Pisapia, con lo scetticismo che inizialmente la accompagnò, per il modo in cui, a partire da quelle periferie nelle quali una sinistra sociale azzittita, frustrata, ha ritrovato uno spirito di iniziativa, ma a partire da quelle periferie e da quell'aggregazione guardata con scetticismo, ha saputo immediatamente dopo coinvolgere aree politiche, famiglie politiche a loro volta depresse. Penso, per quello che riguarda Milano, siamo in via Turati, citiamo anche lui, la famiglia socialista afflitta dall'involuzione berlusconiana e la borghesia più illuminata, fino a avviare un processo che con una certa enfasi io, che ho vissuto la Milano del ventennio della destra, chiamo anche di liberazione della città, che ha avuto per sua caratteristica principale e che anche oggi, con tutti i limiti, con tutte le fragilità di questa amministrazione che agisce in condizioni di difficoltà estrema, ha avuto la connotazione di essere quella che è riuscita a costruire l'unità dei riformisti, l'unità di quelli che vogliono il cambiamento. Io ho una grande paura, per questo spero che l'intervento del sindaco Pisapia nella giornata di domenica venga da voi ascoltato anche così, come qualche cosa che riguarda la nostra politica nazionale. Io ho la paura che in questo tempo di lacerazioni, di guerra, di depressione, in troppi stiano lavorando anche al nostro interno a distruggere ponti. Lo dico concludendo in una maniera ancora più brutale ed esplicita, non dissimulando il legame che provo per il partito nel quale milito, che è il Partito Democratico e del quale sono stato uno dei 45 soci fondatori, non che sia un grande titolo di merito, visto che avveniva per cooptazione e visto che la nascita di questo grande contenitore delle culture riformiste, a mio parere così necessario se si vuole avere una qualche efficace credibilità nell'affrontare i problemi degli italiani e degli italiani più deboli in particolare, è avvenuta con clamoroso ritardo. Ecco, io penso che chi oggi considerasse che questa grande crisi, le bufere, il renzismo
quasi che volessimo dimenticare che se Matteo Renzi nel giro di pochi mesi ha preso il Partito Democratico, avendo scelto, badate bene, anche quando aveva perso le primarie, avendo scelto con un calcolo di grande intelligenza di non fare, come molti gli consigliavano, la sua lista, che avrebbe riscosso probabilmente un discreto successo elettorale, considerando che era necessario tenere in piedi questo grande contenitore, un partito più grande che uscisse dalle percentuali del 3, 4, 5, 10%. Poi ha preso il governo in questo modo, lavora probabilmente oggi da guastatore in un'idea trasformistica di occupazione del centro del sistema politico, per la quale gli fa perfino comodo immaginare che qualcuno se ne vada, che qualcuno si senta escluso, che la sinistra non si senta più a casa sua all'interno del Partito Democratico. Ecco, se qualcuno tra di voi si illudesse che lo sfaldamento del Partito Democratico, che è certamente una possibilità, sappiamo che cosa è successo al PASOK in Grecia, è passato dal 40% a percentuali da minuscole, ma se noi pensiamo che questa cosa possibilissima sia augurabile, beh, io credo che inneschiamo un processo che darà forse soddisfazione a qualcheduno che passerà dal 3-4% al 5-6-7%, ma che non è certo la soluzione per il nostro Paese.